Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Vorrei ringraziare l'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea per l'invito e sono felice di poter portare la testimonianza di Umbra Gruppa nell'interno della tematica da impresa locale a comunità professionale. Ho una breve presentazione che condividerò con voi. Il mio nome è Beatrice Baldaccini e prima di tutto sono una donna e sono sposata con Fabrizio e ho due bambini, Dario di quasi 6 anni e Alex di quasi 10 mesi. Sono laureata in psicologia del lavoro e da oltre 10 anni, direi quasi 15, lavoro all'interno del settore HR presso Umbra Gruppo. Oggi, dopo un'esperienza internazionale di 3 anni in Michigan, in cui mi sono occupata anche di integration di un'azienda che abbiamo acquisito, occupo la posizione di Corporate VP, HR e anche Communication. Dal 2015 sono presidente della fondazione Walter Baldaccini. Questa è la mia famiglia, con appunto tutti, li chiamo i Moretti Boys perché mio marito fa per cognome Moretti e questi sono i miei ragazzi. Chi è Umbra Gruppa? Umbra Gruppa è appunto un gruppo internazionale di circa 1.300 persone nel mondo che fondamentalmente fa soluzioni che muovono altre soluzioni. La nostra vision è una vision, direi, abbastanza aggressiva, ma che rispecchia il nostro modo di fare business e anche la nostra anima. Quindi siamo agile, passionate, partner, revolutionizing motion solution. Quindi siamo sicuramente agili perché è la velocità che ci contraddistingue. Siamo passionali perché ci mettiamo tutto quello che è proveniente da cultura latina, direi nel bene e nel male. Vogliamo essere per i nostri clienti un partner, quindi veramente li accompagniamo dall'inizio della soluzione, che per noi significa appunto mettersi a un tavolino con gli ingegneri del dipartimento tecnico di un grande costruttore come può essere Boeing, Airbus o un grande gruppo industriale come può essere Mazak o Agilent e i nostri ingegneri del design iniziano appunto a immaginare la soluzione, che può essere una vite, un cuscinetto o un attuatore elettromeccanico. Vogliamo essere un intelligent partner, quindi ci mettiamo sicuramente il cuore, ma anche la nostra intelligenza, che è frutto, il prossimo anno festeggeremo 50 anni, quindi è frutto di una lunga storia imprenditoriale, manageriale, di leadership, ma direi anche umana. La nostra missione, siamo appunto per i clienti un intelligent supplier di soluzioni, come dicevo, che muovono altre soluzioni. E le nostre sono nicchie di mercato, per cui siamo leader nel settore dell'aeronautica civile per un componente che si chiama Vitasfera. Io non sto qui a spiegare perché non sono un ingegnere, quindi non ho detto i lavori. E oggi Umbra ha l'obiettivo di rafforzare la sua presenza anche nel settore defense e space. E poi siamo presenti nel settore industriale in mercati tipo treni ad alta velocità, piattaforma offshore e tutto quello anche che è, chiamiamola, l'energia verde. Vogliamo essere l'avanguardia e non è semplice, però credo che oggi non ci sia neanche tanta scelta. Quindi o sei il primo o se già sei il secondo o il terzo fai molta fatica, almeno per i settori in cui noi operiamo, che sono settori altamente tecnologici. Come lo facciamo? La nostra base, il nostro DNA sono i nostri valori, quindi sintetizzati nell'acronimo FIRST, che significa appunto primo, e dove c'è focus sul cliente, innovazione, rispetto, sviluppo sociale e tutti per un obiettivo. Ecco, crediamo fortemente, io mi occupo di risorse umane, di comunicazione e di responsabilità sociale fondamentalmente, quindi cosa crediamo? Crediamo che le competenze tecniche oggi si possono acquistare. Portare a bordo dei manager con determinati valori, che per noi sono questi,
È la nostra grande sfida a livello Charra, ma che non è una sfida solo Charra, ma direi che di tutta l'azienda, che è un'azienda che vuole crescere, un'azienda che punta in 10 anni arriva a diventare uno shaper, quindi da intelligence supplier a diventare uno shaper, quindi uno che comunque aiuta e contribuisce a dare forma a quelle che sono le esigenze del mercato. E per fare questo dobbiamo arrivare ad essere un gruppo di circa 700 milioni di euro di fatturato. Considerando che oggi siamo intorno ai 220, in 10 anni dobbiamo veramente crescere molto e siamo sicuri di potercela fare. Dobbiamo fare dei passi molto precisi che abbiamo in mente, che abbiamo condiviso con il nostro consiglio di amministrazione e con i nostri manager. Adesso dobbiamo essere molto focalizzati e non abbassare, direi, mai la guardia. Se uno mi chiedesse qual è il primo valore è lo sviluppo sociale, in quanto crediamo fortemente che il profitto è un requisito di un'azienda. L'azienda non può non fare profitto, però crediamo fortemente che poi l'azienda crei ricchezza, che questa ricchezza vada ridistribuita nella comunità, a partire da collaboratori, azionisti, comunità prossima, che per noi è la comunità di Foligno, ma direi la comunità nel mondo, nelle aziende, nelle comunità in cui le nostre aziende sono presenti, quindi in Germania, negli Stati Uniti, ma direi che tramite la Fondazione Walter Baldacci ne siamo presenti nel mondo. Come siamo presenti nel mondo come Umbra Group? Siamo presenti, come dicevo, abbiamo 2 sedi in Germania, una a Freiberg e una a Eichmann. Siamo presenti in Italia con 3 sedi, una a Foligno dove c'è la casa madre, a Terni dove abbiamo un laboratorio di testa, ad Albanella in provincia di Salerno dove c'è il nostro centro di ricerca. E poi in America siamo presenti in Michigan e nello stato di Washington. Quindi siamo un'azienda, una piccola multinazionale e ad oggi abbiamo circa 1.300 collaboratori in tutto il mondo, più chiaramente l'indotto che sono i nostri fornitori, quindi potremmo arrivare orientativamente intorno alle 1.800 persone. La Fondazione Walter Baldaccini nasce il 5 maggio 2015 al passaggio a vita eterna di mio padre Walter Baldaccini, che è considerato il fondatore di Umbra Group. Perché è considerato il fondatore di Umbra Group? Perché mio padre inizia la sua carriera nel 1972 in Umbra Cuscinetti, che a quel tempo faceva solo cuscinetti e che era un'azienda in fallimento. Lui inizia la sua carriera subito entra un po' nel vivo, quindi lo fanno direttore di produzione. Era l'unico ingegnere ad esempio, quindi c'era anche poca competizione, magari, però sicuramente aveva delle grandi capacità umane e organizzative. E quindi inizia la sua carriera nel 72 e nel 78 riesce a portare una nuova tecnologia in Umbra Cuscinetti, che è la Vitasfera. Viene contattato per un progetto in ambito difesa, che è il progetto Tornado, che tutt'oggi portiamo avanti, e noi riusciamo fondamentalmente ad andare in Francia da un nostro competitor, acquisire il know-how e diventare poi in realtà più bravi, perché poi ad oggi siamo leader nel settore dell'avionica civile per questo componente che si chiama Vitasfera. Nel 93 la multinazionale di cui faceva parte Umbra Cuscinetti, che è la FAG tedesca, decide di vendere tutte le aziende non Corra, che significa aziende che producevano altre cose rispetto ai Cuscinetti, e visto che Umbra produceva Vitasfera, era considerata una non Corra. Quindi mio padre, insieme ad altri investitori, si fanno promotore di una cordata e acquisiscono il 100% delle azioni di Umbra Cuscinetti tramite un'operazione che si chiama di management buyout. Quindi dal 1993 inizia l'avventura tutta imprenditoriale italiana, che significa poi iniziare ad internazionalizzare anche le aziende, quindi la prima azienda che viene acquisita in Germania nel 1996, e poi proseguono tutta una serie di acquisizioni che avete visto chiaramente nella slide precedente. Oggi Umbra si proietta a crescere per via organica, ma anche per acquisizione, quindi per via esterna, con un piano direi molto aggressivo che si basa sicuramente sulle nostre persone, oltre che sui processi, ma sicuramente sulle persone che abbiamo a bordo.
Quindi la fondazione è il braccio strategico operativo di Umbra Group nel momento in cui Umbra Group ha deciso di fare responsabilità sociale. Come realizziamo una comunità professionale? Sicuramente ci rendiamo conto di essere un'azienda di riferimento per il lavoro e per il nostro territorio. Per l'Umbria siamo una delle aziende più grandi, che è un vantaggio perché non è difficile fare recruiting, ma anche una grande responsabilità, perché nel momento in cui c'è stata la crisi, adesso dovuta al Covid, dove il nostro settore aeronautico si è contratto di circa il 50% perché gli aerei non volavano più, noi abbiamo dovuto lasciare a casa delle persone. Quindi non è stata una decisione semplice, però abbiamo dovuto farlo per la salvaguardia dell'azienda a livello di medio-lungo termine. Se questa decisione è stata particolarmente difficile qui in Umbria, è passata ma un pochino più semplice negli Stati Uniti, dove c'è stato un mercato molto più complesso e molto più dinamico, direi, e quindi seppur hanno sentito la crisi, comunque hanno avuto sia degli aiuti a livello governativo, ma poi il mercato ha ripreso con una dinamicità molto diversa. Quindi qualora Umbra dovesse fare dei layoff in Germania o anche negli Stati Uniti, lo si fa con sempre molta responsabilità e chiaramente non si fa con piacere, però ci si rende conto che l'impatto a livello di comunità è diversa perché in Germania, no, la locomotiva d'Europa, quindi si capisce che il mercato del lavoro è molto più dinamico. In America vale questo perché siamo presenti sulle coste, in Italia ci rendiamo conto che se Umbra fa un taglio lo fa e ha un impatto forte sulla comunità. Come poi sì, siamo presenti a livello di business, una visione chiara, ma everything starts with leadership, quindi ogni cosa inizia con il proprio modello di leadership, che noi, per noi è rappresentato da questo fiore che ha tre petali, che sono l'etica, la connettività e essere servanta, quindi nel senso di essere a servizio. Cerchiamo di promuovere questo modello di leadership in tutta la nostra filiera della leadership, quindi a partire dal consiglio d'amministrazione, l'amministratore delegato e tutti i manager, fino ad arrivare a quella che noi definiamo self-leadership, cioè la leadership dell'operatore che seppur non ha persone da gestire direttamente, deve dare una direzione alla sua vita e quindi anche al suo lavoro. Questo non è solo un manifesto, ma è un modo di essere, di vivere, nella consapevolezza che non siamo perfetti, che si può sbagliare, però se uno ha dei valori chiari, dei modelli di riferimento, sa quando sbaglia e si riprende. Quando non sai dove stai andando e chi sei, non sai neanche quando stai sbagliando e non ti puoi correggere. Quindi all'interno di questo i nostri manager e i nostri leader si muovono. Una tematica importante è quella che è la convivenza, diciamo, delle diverse generazioni in azienda, quindi abbiamo persone di circa 25 anni, persone chiaramente che hanno oltre 60 anni, quindi troviamo delle persone particolarmente giovani con delle idee, ma che chiaramente non hanno l'esperienza di un senior. Ecco, noi promuoviamo un rapporto che è quello di alleanza per veramente creare un futuro migliore. Quindi quest'idea di dare degli obiettivi più alti, dove io dicevo chiaramente dobbiamo far profitto, ma quello è un requisito, ma perché dobbiamo farlo? Perché vogliamo essere dei promotori di un cambiamento positivo nelle comunità in cui operiamo. Lo sviluppo sociale per il territorio, alcune azioni che così da ricordare ultimamente che ci hanno toccato, abbiamo una palestra all'aperto proprio di fronte all'azienda, vedete l'azienda Umbra Group e di fronte vedete diciamo da destra l'amministratore delegato Antonio Baldaccini, poi chi ha realizzato la palestra, quindi il fornitore, poi al centro trovate con la striscia, appunto con la bandiera d'Italia, il sindaco di Foligno, poi trovate delle mie colleghe Rita e Sara e poi ci sono io con la magliettina Umbra Gruppo. Questo era il giorno in cui abbiamo inaugurato la parte nuova della palestra all'aperto che
è una delle palestre in Italia più grandi e noi puntiamo ad essere, a diventare la più grande. È un luogo di ritrovo sotto il Covid con tutte le accortezze, chiaramente, però è un luogo di ritrovo ormai per la comunità, si incontrano giovani e la cosa più bella è che l'altro giorno abbiamo visto una classe che stava facendo educazione fisica. Ecco. Quindi questo alla fine per il nostro business non ha un ritorno diretto, però come dicevo lo sviluppo sociale è un nostro valore e sappiamo che promuovere un contesto in cui c'è un benessere sociale, e economico e psicologico ha poi effettivamente, se uno ci pensa, anche un ritorno sull'azienda, perché garantire un equilibrio sociale è una delle premesse anche per fare economia ad un certo livello. L'8 maggio abbiamo promosso un'iniziativa insieme al Comune di Assisi, Fondazione Umbra Gruppa, in cui abbiamo ripulito un'area verde cara ad Assisi, che è l'eremo delle carceri in cui San Francesco si ritirava per pregare con i suoi discepoli. Vedete vicino ai secchiotti dell'immondizia, praticamente immondizia che abbiamo raccolto, che è tantissima perché c'è ancora tanta gente maleducata che butta via delle cose in un luogo sacro che è patrimonio dell'umanità, e noi abbiamo dato il nostro piccolo contributo a raccoglierla e a dimostrare che anche i manager, anche l'RSO, tutti quanti sono persone e che vogliamo essere a servizio della comunità, anche partendo da un gesto semplice, umile, ma molto utile, che è quello di ripulire un'area sacra e, come dicevo, patrimonio dell'umanità. Vi saluto con una frase tratta dai scritti di mio padre, che abbiamo messo insieme e abbiamo fatto una prima pubblicazione nel 2014, un libro scritto da un pedagogista che era suo amico. Puntiamo il prossimo anno, in cui festeggeremo 50 anni di Umbra Gruppo, a pubblicare insieme alla Fondazione un nuovo libro che mette appunto, condivide i suoi scritti a partire da fine anni 80 fino al 2013. Vi saluto leggendo questa frase che dice: è fondamentale, secondo me, che imprenditori lungimiranti non pensino solo al mero profitto e solo a massimizzarlo, ma che operino nell'interesse della società. Il bene comune significa che sì, è vero, le aziende hanno il dovere di creare ricchezza, ma questa ricchezza dobbiamo anche cercare di condividerla. Prima di tutto con i nostri collaboratori, cercando di tutelare al meglio quelle che sono le loro aspettative e quelle delle loro famiglie. E poi, essendo il mondo ormai diventato un villaggio, non possiamo pensare che stiamo bene a Foligno e lì il mondo finisce. E questo è il messaggio che vorrei dare, perché va bene il profitto, ma dobbiamo coniugarlo con la solidarietà. Giugno 2012, Walter Baldaccini. Vi saluto, vi ringrazio l'opportunità e spero che in futuro ci siano occasioni di vederci anche dal vivo. Grazie e un saluto.